In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle carissimi, in questa santissima notte, nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e per pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Oremus. Deus, qui per filium tuum caritatis tua e ignem fidelibus conturisti, novum unc ignem santifica, et concede nobis, ita per ec festa pascalia, celestibus desiderius inflammari, et ad perpetue claritatis puris mentibus valeamus festa per stingere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Christum eri et odie, principium et finis, alfa et omega, ipsius sunt saecula et tempora, ipsis gloria et imperium per universa aeternitatis saecula. Amen. Per sua santa vulnera. Gloriosa. Custodiat. Et conservet nos. Christus Dominus noster. Amen. Lumen Christi gloriosae resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis.
Lumen Christi. Lumen Christi. Deo gratias. Thank you.
Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sone et salutaris. Gaudeat et te lus, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis se sentiat, amisis e caliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, unam ecum quesum, Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui menon meis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundens, Cere iuius laudem, implere perficiat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, Toto cordis ac mentis affectum, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis eterno Patri ad edebitum solvit, et veteris piaculi cautionem, pio cruore detersit. Ex sunt enim festa Paschalia, in quibus verus ile agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum patres nostros filios Israel, eductos de Egipto, mare rubrum, sic vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, Queve peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavit. Hec nox est, queve hodie per universum mundum, in Christo credentes, avicis seculi, et caligine peccatorum segregatos, redit gratiae,
socia sanctitatem. Hec nox est in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuiset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres, filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit fire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Hec nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea, in delicis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpa slavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat odiam, concordiam parat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratiam, suscipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus Deo peribus apum, sacro sancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei per utilans ignis accendit. Qui licetsit divisus in partes, mutuat itam en luminis, detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis, apis mater eduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste, in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseveret.
et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miceatur. Flamma Seius, Lucifer matutinus inveniat. Ile in quam Lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E ora rispondiamo a questa prima lettura con il Salmo responsoriale, che è un'invocazione. Chiediamo al Signore
di mandare il suo spirito a rinnovare la terra. Magnificatus es vehementer, majestatem decore mi induisti, amictus lumine sic ut vestimento. Emite spinum tuum, fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in saeculum saeculi, abissus sicum vestimentum operuiam, super montes sabbataque. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Qui emittis fontes in torrentes, inter medium montium pretransibunt, super ea volucres celi abunt, de medior amorum dabunt voces. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem Oremus. Deus, qui mirabiliter creasti hominem, et meravigius redemisti, da nobis quesumus contra oblectamenta peccati, mentis ratione persistere, ut mereamur a celestia gaudia pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ed ora la seconda lettura, tratta dal libro dell'Esodo, le meraviglie della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Lettura del libro dell'Esodo. En aquellos días, el Señor dijo In quei giorni, il Signore Dio disse a Mosè, «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino». Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostrerò la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello degli israeliti.
La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si ripristino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono, assommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo canto al Signore e dissero: fortitudo mea et robur meum Dominus, et factus est mihi in salutem. Iste Deus meus, et glorificabo eum. Deus Patris mei, et exaltabo eum. Cantemus Domino, gloriosa veni, magnificatus est. Dominus quasi vir pugnator, Dominus nomen eius, currus faraonit et exercitum eius proiecit in mare. Electi bellatores eius submersi sunt in mari rubro. Cantemus
descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnifice in fortitudine. Dextera tua, Domine, percussit inimicum. Cantemus Domino. Oremus. Deus qui primi temporibus in pleta miracoli Novi Testamenti lucere serasti, ut et mare rubrum forma sacri fontis existeret e plessa servitute liberata, Christiani popoli sacramenta preferret, da ut omnes gentes Israeli privilegium merito fidei consecute, spiritu tui partecipazione regenerentur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ed ora la terza lettura, sempre tratta dall'Antico Testamento, dal Primo Testamento. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele i comandi della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le chiama ed hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Turn back, Jacob, seize her. In her radiance, make your way to light. Do not yield. Egli è il nostro Dio. E nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto tra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Domine,
verba vita eterna. Abes. Lex Domini Immaculata, Reficiens anima, Testimonium Domini fidele, Sapientiam prestans parvulis. Domine, Justitiae Domini recte, letificantes corda, preceptum Domini lucidum, illuminans oculos. Permanens in saeculum saeculi, judicia Domini vera, justa omnia simul. Domine, verba vitae eterna, oremus. Deus, quae ecclesiam tuam semper gentium vocatione multiplicas, concede propitius, ut quos aquo baptismatis abluis, continua protezione tue aris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Oremus. Deus, quiam sacratissima noctem, gloria Domini Resurrectionis illustras, escita in Ecclesia tua adozioni spiritum, ut corpore et mente renovati, puram tibi exhibeamus servitutem. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Verbo no. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est, alleluia. Thank you.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo, anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Verbum Domini.
많은 작가들과 시인들은 별이 빛나는 밤의 아름다움을 노래하고 떠올렸습니다. 그러나 전쟁의 밤은 죽음의 빛들이 가로지르고 있습니다. 형제자매 여러분, 오늘 밤 복음 속에 등장하는 여인들의 손의 인도에 따라서 어둠 속에서 솟아오르는 하느님의 빛, 세상의 암흑을 비추는 빛을 발견할 수 있도록 그 손에 이끌리도록 합시다. 밤이 깊어지고 새벽의 샛별이 조용히 떠오를 때 여인들은 예수님의 시신에 향유를 발라드리기 위해 무덤으로 갔습니다. 그런데 그 자리에서 놀라운 경험을 합니다. 먼저 무덤문이 열려있는 것을 봅니다. 빈 무덤을 보았습니다. 그리고 거기에서 빛나는 옷을 입은 두 남자가 예수 그리스도께서 부활하셨다는 것을 전했습니다. 그들은 즉시 제자들에게 뛰어가서 그 소식을 전합니다. 그들은 보았고 들었음에 선포하였습니다. 우리도 이 세 가지 행위로 주님의 부활 안으로 들어갑시다. 여인들은 보았습니다. 부활에 관한 첫 번째 선언은, 즉 그 첫 선포는 알아들어야 하는 공식이 아니라 묵상해야 할 표징이었습니다. 공동묘지의 한 무덤, 모든 것이 질서정연하고 조용해야 할 그곳에서 여인들은, 무덤에서 돌이 이미 굴려져 있었고 그 안에 들어가 보니까 주 예수님의 시신이 없었습니다. 부활은 우리 계획을 전복시키는 것으로 시작됩니다. 그것은 놀라운 희망의 선물과 함께 도래하지만 이를 환대하기는 쉽지 않습니다. 때때로 우리는 인정하지 않으면 안 되는 것이 있습니다. 곧 우리 마음에 이 희망이 자리할 곳이 없다는 사실입니다. 복음의 그 여인들처럼 우리 안에도 의심과 의문투성이입니다. 예상하지 못한 두려운 상황 앞에서 그 여인들의 첫 번째 반응은 얼굴을 땅으로 숙이는 것이었습니다. 우리는 지나치게 자주 우리 현실과 삶을 바라볼 때 눈을 아래로 내리깔고 봅니다. 다시 말씀드리면 오늘이 흘러가는 것만 멍하니 바라보거나 미래의 환멸을 느끼고 우리의 필요에 대하여 스스로 문을 닫아버립니다. 또 무관심의 감옥 안에 안주하면서 상황이 절대 변하지 않을 것이라면서 계속 불만을 터뜨립니다. 결국 체념과 숙명이라는 무덤 앞에서 꼼짝하지 않고 살아가는 기쁨을 무덤에 묻어버립니다. 그럼에도 불구하고 오늘 밤 주님께서는 두려움과 고통, 죽음이 우리에게 마지막이 아니라 희망으로 불을 지핀 다른 관점을 선사하고 싶어 하십니다. 예수님의 부활로 인하여 우리는 무에서 생명으로 도약할 수 있고 죽음은 더 이상 우리의 존재를 속이지 못할 것입니다. 주님의 부활은 늘 부활하신 하느님의 사랑의 품에 감싸여 있습니다. 물론 우리에게 두려움을 안겨주고 우리를 마비시킬 수는 있습니다. 하지만 주님께서 부활하셨습니다. 우리 눈을 들어 쓰라림과 슬픔의 베일을 벗겨냅시다. 그리고 하느님의 희망을 향해 우리 자신을 개방합시다. 두 번째는 복음의 그 여인들은 들었습니다. 그들은 빈 무덤을 확인했습니다. 그런데 눈부시게 차려입은 남자 둘이 어찌하여 살아계신 분을 죽은 이들 가운데서 찾고 있느냐? 그분께서는 여기 계시지 않다. 부활하셨다고 하였습니다. 이 말씀을 듣고 자주 반복하는 것은 우리에게 좋습니다. 곧 여기에 계시지 않다라는 말씀입니다. 하느님에 관해서 알고 있다고 주장할 때마다, 그래서 그분을 우리 스케마 속에 집어넣을 수 있다고 여길 때 우리 자신에게 여기 계시지 않다라는 말을 자주 반복합시다. 감정 안에서만 그분을 찾거나 종종 덧없이 혹은 필요할 때만 그분을 찾으면서도
날마다의 상황과 구체적인 선택을 해야 할 때는 그분을 따로 분류해놓고 잊어버릴 때마다 이곳에 계시지 않다라고 반복합시다. 또 우리의 말, 우리의 형식이나 습관 속에 그분을 가두려고 생각할 때마다 여기 계시지 않다라고 반복합시다. 하지만 삶의 가장 어두운 귀퉁이에서 그분을 찾는 것을 잊었을 때 거기에 우는 이들, 투쟁하고 고통당하고 희망하는 사람들이 있는 곳에서 그분은 여기 안 계시다라고 반복합시다. 여인들에게 던진 그 질문에 귀를 기울여 봅시다. 어찌하여 살아계신 분을 죽은 이들 가운데서 찾고 있느냐라는 질문입니다. 만약에 우리가 죽음 속에 계속해서 머물고 있다면 부활을 맞이할 수 없습니다. 오늘날 이 세상과 우리를 바꾸고자 하시는 그분을 살아계신 하느님으로 만나지 못한다면 과거의 포로로 남아있거나 하느님은 모든 것을 용서하시는데도 하느님께서 우리를 용서하시도록 용기를 지니지 못한다거나 바꿀 수 있는 용기, 악의 활동을 깨부수고 예수님과 그분의 사랑을 선택하지 못하고 신앙을 무슨 부적으로 여기면서 하느님의 과거의 멋진 유물 정도로 취급하게 됩니다. 과거의 유물들 속에서 주님을 찾는 그리스도교, 습관의 무덤에 그분을 가둬버리는 그리스도교라면 부활이 부재하는 그리스도교입니다. 그러나 주님은 부활하셨습니다. 무덤 주변에서 쭈뼛거리지 말고 살아계신 그분을 다시 찾으러 갑시다. 형제들의 얼굴 속에서 역사 안에서 희망하고 꿈꾸는 이들, 우는 이들과 고통당하는 이들 속에서도 그분을 찾는데 두려워하지 맙시다. 하느님은 바로 거기에 계십니다. 마지막으로 복음의 여인들은 선포합니다. 그렇다면 무엇을 선포했을까요? 바로 부활의 기쁨입니다. 파스콰는 예수님의 죽음을 애도하는 사람들을 다정히 위로하기 위한 것이 아닙니다. 오히려 악과 죽음에 대한 하느님의 놀라운 승리를 선포하는 그 선포에 마음을 여는 것입니다. 그렇기 때문에 부활의 빛은 여인들을 개인적인 황홀경 속에 빠지게 내버려 두지 않았습니다. 혹은 수동적인 태도를 용인하지 않고 오히려 무덤에서 돌아오는 선교사들로 만들어냅니다. 모든 이에게 부활의 복음을 전합니다. 그들은 보고 들은 뒤에 부활의 기쁨을 전하기 위해서 제자들에게 달려갔습니다. 물론 이런 말을 하면 자신들을 헛소리를 하는 미친 사람들 취급을 하리라는 것을 뻔히 알았습니다. 복음에서 분명히 그 여인들의 말이 헛소리로 들릴 수 있었지만 그렇기 때문에 그들은 말을 조신하게 하거나 계산된 말을 하지 않았습니다. 남들의 눈이나 험담에 아랑곳하지 않았습니다. 단지 그들의 마음 안에는 주님께서 부활하셨다는 소식을 전하려고 마음에는 불길이 일고 있었던 여인들이었습니다. 이런 식으로 세상의 거리를 뛰어가는 교회는 얼마나 아름답습니까? 두려워하지 않고 술책이나 기회주의를 쓰지 않고 모든 사람에게 복음의 기쁨을 전하고자 하는 열망만을 담은 교회입니다. 우리는 부활하신 분에 대한 경험을 하고 다른 이들과 일을 나누고 자주 우리가 봉인된 무덤에 주님을 가두어 두었던 바로 그 무덤의 그 돌을 밀쳐내고 세상에 그분의 기쁨을 전파하도록 부름을 받았습니다. 우리가 가두었던 살아계신 예수님께서 부활하시게 해드립시다. 그분을 가두었던 형식에서 자유롭게 해드립시다. 때로는 방해하지 않고 더 이상 불편하게 하지 않게 그분을 조심스럽게 내려놓는 편안한 삶의 잠에서 깨어납시다. 오히려 전쟁의 공포로 점철된 이 시기에 평화의 몸짓 속에
그분을 날마다 일상의 삶에 모십시다. 또한 깨져버린 관계 안에서 화해의 활동, 도움이 필요한 이들을 향한 애틋함, 불평등 속에서의 의로움의 몸짓, 거짓 속에서의 진리의 몸짓, 무엇보다도 형제애와 사랑의 활동 속에 그분을 모십시다. 형제자매 여러분, 우리의 희망은 예수님이라는 이름을 지녔습니다. 그분은 우리의 죄의 무덤에 들어가셔서 우리가 상실한 가장 깊은 지점에 도달하셨고 우리의 두려움에 얽힌 길을 걸으셨습니다. 또한 우리의 무거운 짐을 짊어지셨고 우리의 죽음의 가장 깊은 칙칙한 곳에서 우리를 생명으로 다시 깨우셨고 죽음의 슬픔을 춤으로 바꿔주셨습니다. 그리스도와 함께 부활을 축하합시다. 그분은 살아계십니다. 여전히 지나가시고 변모하시며 자유롭습니다. 그분과 함께라면 악은 힘을 쓰지 못합니다. 실패도 우리가 새 출발을 하는데 방해하지 못하고 죽음은 새로운 삶의 시작의 과정일 뿐입니다. 부활하신 예수님과 함께할 때 어떤 밤도 영원할 수 없기 때문입니다. 아무리 짙은 암흑이라 하더라도 그 암흑 속에 샛별이 빛을 발하게 마련입니다. 이 어둠 속에서 이 어둠을 살고 있는 존경하는 시장님, 존경하는 의회의 신사, 숙녀 여러분, 전쟁에 짙은 이 어둠 속에서 이 전쟁의 잔인함 속에서 우리 모두는 오늘 밤 여러분과 함께 여러분을 위하여 기도하고 있습니다. 많은 고통으로 인하여 우리가 기도하고 있습니다. 우리가 할 수 있는 것은 그저 우리가 여러분과 함께 하고 있는 것이며 우리가 여러분을 위해 기도하는 것입니다. 그리고 여러분 용기를 내십시오. 우리가 함께 하고 있습니다. 그리고 오늘 우리가 거행하는 가장 위대한 이날을 여러분들에게 전해드립니다. 크리스토스 모스크레스. Fratelli e sorelle,
accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza dei nostri catecumeni, perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande misericordia, li guidi al fonte della rigenerazione. Thank you.
Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande amore e manda lo spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò il suo sangue e acqua dal fianco, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua per opera del tuo Figlio la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Carissimi, avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Carissimi battezzandi, ora con fiducia davanti alla Chiesa e insieme a tutti coloro che partecipano a questa santa veglia, prima di essere battezzati, fate la vostra professione di fede. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Alessio, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che a tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alessio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alessandro, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Morgana, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Così. Morgana, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giulio, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Giulio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Taylor, vuoi ricevere il battesimo nel nome della Chiesa, nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Taylor, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Miriana, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Miriana, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luis Enrique, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Luis Enrique, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, siete diventati nuova creatura e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale di nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Avvicinatevi, padrini e madrine, per consegnare ai neofiti il simbolo della luce. Carissimi battezzati, siete diventati luce in Cristo. Camminate sempre come figli della luce,
perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membri del Cristo e del suo popolo sacerdotale, vi resta ora di ricevere il dono dallo Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi dunque riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resi più perfettamente conformi a Cristo possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo e li confermi con la ricchezza dei suoi doni, con l'unzione crismale, li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Alessio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Alessandro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Morgana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Giulio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito.
Taylor, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Miriana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il vostro spirito. Luis Enrique, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questa notte in cui la luce del risorto vince le tenebre dell'umanità, resi figli nelle acque del battesimo e rinvigoriti dal dono dello Spirito, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera. Per gloria Christi, exaudi. Rinvigorisci la missione della Chiesa nel testimoniare la bellezza della fede nel risorto. Sostieni il Papa e i Vescovi nella guida del popolo dei battezzati. Suscita governanti, artigiani di dialogo e di pace tra i popoli. Fai crescere negli iniziati al mistero pasquale il continuo desiderio di te. Dona ai popoli oppressi dalla guerra la speranza e la pace. Solleva la pietra del sepolcro di chi vive situazioni di sofferenza e di morte. Possa ogni famiglia essere chiesa ospitale e accogliente verso i poveri e gli scoraggiati. Fai maturare nelle nuove generazioni i semi del Vangelo. Gloria Christi,
concedi ai fratelli defunti l'eredità della vita senza fine promessa nel battesimo. O Padre, vinci per noi la seduzione del peccato e dell'egoismo, e per la risurrezione del tuo Figlio donaci di vivere da uomini nuovi, lievito di una nuova umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscita Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria Dominus sui, ad utilitatem populi nostra, totiusque ecclesiae suae sanctae. Suscipe Domine, preces populis tui, cum oblationi vos ostiarum, ut pascalibus initiata mysteriis, ad eternitatis novis medelam te operante proficiant. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri. Set in hac potissimo nocte gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Set est superne virtutes atque angelice potestates, in num glorie tue concinunt sine fine dicentes. Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Iesum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occaso, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, e odem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipit et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, post concenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei,
novi et eterni testamenti, qui provovis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, eius nemphili tui salutifere passionis, nec non mirabil resurrectionit ascensionis in celum, set prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et annoscens ostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius Ponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apur te confidimus adiuvari. Hec hostia nostrae reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, conforta quesumus in sancto proposito famulos tuos, qui hodie per lavacrum regenerationis et donationem sancti spiritus plebi tue aggregati sunt, et concede ut in novitate vitae semper procedant. Omnes filios tuos ubiques dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes ex hoc seclo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, usimul gloria tua perennite satiemo, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta larginis. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Thank you.
libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuum pacificare e quadunare digneris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Figlie e figlie carissimi, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo, ricevete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza. Il corpo e il sangue di Cristo Signore vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa. Siano costante viatico della vostra vita e pegno del convito eterno del cielo. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena mani vocati sunt. Domine, non sunt dignos ut intre sub tec meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Thank you.
Oremus. Spiritum nobis, Domine, tue caritatis infunde, ut quos sacramentis pascalibus saziasti, tua facias pietate concordes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia.